Nuovi dati del Ministero della Salute registrano 32.961 nuovi contagi a fronte di 225.640 tamponi e 623 decessi, che portano il totale a 42.953 dall'inizio dell'emergenza. Nel complesso l'Italia ha superato la soglia del milione di casi totali, pazienti ricoverati in terapia intensiva 3.081 con un incremento di 110 unità. La regione più colpita è la Lombardia, dove in netto calo il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è sceso dal 23% di ieri al 15%. Per cento di oggi. Seguono Campania, Veneto, Piemonte. Per quanto riguarda le province, Milano a far registrare l'aumento maggiore di positivi. Seguono Napoli, Roma, Torino. Nessuna provincia registra zero casi nuovi. La Campania resta un giallo, secondo esponenti del Movimento 5 Stelle. La Campania in area gialla è una presa in giro con medici e infermieri allo stremo e ospedali che scoppiano. Si agisca subito per una stretta, istituendo zone rosse nelle aree più critiche come Napoli e Caserta. In scia a questo appello, il sindaco di Napoli, De Magistris, ha inviato oggi una lettera al ministro della Salute Speranza, nel quale, condividendo le sue preoccupazioni per l'andamento dell'emergenza, soprattutto negli ultimi giorni, ha ricordato al ministro l'impegno di inviare nelle città di Napoli e Milano uno specifico approfondimento sul monitoraggio dei dati sanitari. Secondo il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, un nuovo lockdown nazionale in Italia è molto improbabile. Più probabile che in alcune regioni ci sia un innalzamento del livello di guardia. Dopo le 2 settimane canoniche da quando è stato cambiato il colore alle regioni, aggiunge Sileri, se delle regioni dovessero mostrare un miglioramento nell'andamento dei dati, considerando tutti i parametri, potrebbero retrocedere in senso positivo. Una tra le criticità attuali segnalate dal vice ministro nel corso del suo intervento riguarda la carenza di personale nei laboratori.